Questa è la vasca da meditazione immaginata, intitolata Figmentech Meditation Room. Parte da un sogno, cioè da una visione in uno stato intermedio tra sonno e veglia. All'interno di questo crogiolo avviene una proiezione e questa proiezione determina nell'acqua una sorta di trasformazione. La goccia che cade al centro di questa semisfera è percepita da un sensore ad infrarosso e attraverso dei software dedicati che comandano tutta l'installazione di questa vasca, viene programmato un delay, viene programmato un ritardo, per il quale quando la goccia tocca l'acqua produce un suono tra i 26 suoni random che contiene questo software. All'interno della vasca l'immagine che viene proiettata è una metafora di vita, è un binario unico che continua a viaggiare, a volte si incrocia con altri binari, a volte viaggia parallelo con un solo binario, entra in tunnel o in situazioni particolari per sfociare in luoghi diversi del pianeta che personalmente ho visitato e che personalmente ho registrato. Il loop che viene proiettato dentro, essendo una vasca filosofica, ha per me il significato della circolarità del tempo degli orientali. La goccia del nostro tempo lineare spezza questa circolarità rimandando ad un'idea di non tempo. Si chiama vasca da meditazione immaginata proprio perché ciò che sta avvenendo in questo crogiolo può essere percepito nella sua realtà, può essere percepito solo alzando lo sguardo al di sopra di noi, e cioè che la realtà o la realtà ultima sta sempre al di sopra di noi. Questa opera in realtà è un objet trouvé, è una cassetta a attrezzi che era in dotazione ai locomotori delle ferrovie dello Stato. Questa cassetta è stata da me trovata così come la vediamo, si intitola L'ombra della meccanica, perché in realtà non conteneva più gli oggetti, ne rimanevano solo le loro ombre che erano disegnate per la loro allocazione. La cosa mi affascinava perché in questo processo di trasformazione, in questo processo evolutivo, cioè, si sta perdendo una sorta di manualità, di capacità e questi attrezzi fondamentalmente sono scomparsi. Quando la cassetta si apre, si sente la voce di Marinetti che recita il primo manifesto del futurismo, che recita il primo manifesto del futurismo, e questo è l'objet trouvé che viene in un certo qual senso anche lui trasformato in qualcosa d'altro. Chiudendo, il suono termine ritorna al suo silenzio e ritorna all'oggetto primordiale. I futuristi avevano fatto, non mi ricordo adesso precisamente dove, un concerto fatto di macchine, di macchinari in una fabbrica, forse qui a Torino, io adesso non mi ricordo, la memoria è labile. E quindi questo era il riferimento. Era semplicemente la citazione perché il tempo in realtà non esiste, tutto si ripete e per citare Jack Kerouac forse tutto è vanità, no? Questa qui è la mia ultima opera, un'opera apparentemente molto semplice perché volevo arrivare a raggiungere questo concetto di semplicità e di rigore assoluto. È sempre un'opera che per me ha il richiamo costante all'alchimia, perché è un'opera realizzata in rosso, in bianco e in nero.
Quindi è sempre il richiamo alla Nigredo, Albedo, Rubedo. Queste piume, come vediamo, che ascendono al cielo, che sono le nostre anime, sono le piume del nostro essere angelico che erano decadute e che risalgono di nuovo. Che risalgono di nuovo verso l'alto, sono i pensieri e sono le nostre azioni che in un certo qual senso si solvono. Andando verso l'alto con questo movimento che è sincronizzato su un raga antichissimo del 1600. Alla fine, cioè alla scomparsa di queste piume, rimangono due simboli fondamentali per l'umanità: l'infinito, simboleggiato dal cordino rosso, e il Bindu, che per gli induisti è il punto d'inizio. Rosso è l'infinito, bianco è il Bindu, le piume sono bianche e lo sfondo è nero, per cui c'è questo richiamo all'alchimia. Il videoproiettore proietta quest'opera su questa costruzione che contiene una candela. L'ho chiamata videopreghiera, ma preferirei chiamarla una puja, un rituale che sta avvenendo attraverso la tecnologia. La puja non ha solo bisogno del fuoco, ha bisogno anche del movimento, ha bisogno anche dell'azione. In questo caso nessuno di noi sta commettendo un'azione, è ciò che sta facendo il video sta facendo un'azione verso il fuoco, per cui l'azione è il fuoco, ecco perché diventa un rituale, diventa una puja. Creare il silenzio dentro di sé, osservare questa leggerezza, questo modo immersi in una parte sinestetica, la musica, il senso, l'evocazione, ciò che crea. Quest'opera suggerisce la nostra interiorità. La Skatasuna è un luogo che io conosco storicamente e che in un certo qual senso fa parte della mia storia, non perché io lo abbia frequentato, ma perché è l'utopos, è il non luogo, è uno degli ultimi. Come dire, in questo periodo che ho citato piuttosto buio, è uno degli ultimi luoghi di resistenza spirituale, una cellula di resistenza spirituale per me. Per cui l'essere qui, è un privilegio in un certo qual senso. Noi siamo usciti dal Novecento dimenticando l'utopia. L'utopia dimenticando, qui è un luogo tipicamente anarchico, quale io del resto sono, come tendenza, siamo usciti dal Novecento lasciandoci alle spalle l'utopia, non abbiamo più la tensione A, non esistono più questi ideali. Di conseguenza il mio intervento vorrebbe risuggerirli e fatto in questo luogo. Diventa una forma di militanza, quasi che come se io interpretassi questo progetto di Donato e di Ennio, una cellula di resistenza spirituale, una forma slegata da tutto, slegato dall'economia, slegato dal mondo dell'arte, una forma di utopia possibile, una forma di trasformazione.